Rispondo subito alla terza domanda, ne ha volute fare tre, volendo forzare ovviamente il bon ton di questa conferenza stampa. Beh, dico la verità, mi sembra che i problemi di Roma siano rimasti tutti sul tavolo, ci sia stata una fuga in avanti solo con l'inceneritore, buona per soddisfare, diciamo, il fumo negli occhi dei cittadini. Ma senza considerare che per realizzare un inceneritore occorrono 5, 6, 7 anni se va tutto bene, e immaginate invece cosa significa 5, 6, 7 anni di un progetto serio per quanto riguarda gestione e smaltimento dei rifiuti e soprattutto raccolta differenziata. Il segnale che si è dato ai cittadini romani è che questo inceneritore risolverà tutti i problemi, a parte l'inquinamento, distruggerà tutto, brucerà tutto, quando in realtà invece abbiamo, come è stato fatto, lo dicevo anche a Colleferro, abbiamo delle soluzioni tecnologiche molto più efficaci ed efficienti, ecocompatibili, sostenibili, e dobbiamo lavorare per la differenziata. Mi sembra che i problemi siano rimasti lì, non aggiungo altro.